Molto tardi perché è un programma molto intenso, quindi dobbiamo essere abbastanza bravi a rispettare i tempi, perché stasera noi uniamo due grandi manifestazioni, ossia la Notte Nazionale dei Licei Classici e naturalmente la terza conferenza del ciclo di conferenze in collaborazione con l'Associazione Fondazione Nitti. È una prassi che abbiamo già consolidato nel nostro secondo anno di collaborazione, ha avuto grandi successi e quindi l'abbiamo riproposta. Abbiamo dei canoni istituzionali da rispettare, fra cui dobbiamo dare ufficialmente avvio alla Notte Nazionale dei Licei Classici, quindi è una manifestazione che tutti i licei classici d'Italia in questo momento stanno celebrando, e c'è proprio un inno ufficiale dei licei classici, giusto? Il saluto del ministro Valditara, che l'altro giorno è stato a Melfi, quindi ce l'ha registrato in diretta. Il saluto dell'ideatore e naturalmente l'inno ufficiale. Prego ai nostri tecnici, ora potete dare avvio. È con vivo piacere che ho accettato di essere presente all'apertura della Notte del Liceo Classico 2024. La prima edizione dell'evento risale ormai a 10 anni fa e si deve ad una intuizione di Rocco Schembra, docente di latino e di greco presso il Liceo Classico Guli e Pennisi di Acireale in provincia di Catania. Da allora l'evento è divenuto un appuntamento di rilievo nazionale. Suscita meritoriamente l'attenzione dell'opinione pubblica e dei media, evidenziando la vitalità degli studi classici e umanistici. La partecipazione all'evento è stata sempre ampia e anche l'edizione di quest'anno vede come protagonisti centinaia di licei di tutto il territorio nazionale e di paesi esteri. Coinvolge docenti e dirigenti scolastici, ma soprattutto i nostri giovani. La Notte Nazionale del Liceo Classico è una festa, un modo dinamico di intendere la scuola, vuole essere un luogo ideale, prima che fisico, dove le studentesse e gli studenti prendono la ribalta e rendono evidente l'attualità degli studi classici e della cultura umanistica, la fondamentale cultura umanistica, proiettandoli verso quella creatività del fare che nel liceo classico a torto si ritiene venga sacrificata. Avranno luogo maratone di lettura, recitazioni di testi teatrali, concerti, danze, dibattiti, presentazioni di volumi, incontri con gli autori, la proiezione di cortometraggi, cineforum, mostre e persino degustazioni e altro ancora. Tutto ciò contribuisce a fare vivere gli studi classici nella loro affascinante specificità, lasciandone anche apprezzare possibilità professionali significative, particolarmente significative. D'altro canto, sapere e fare sono due diversi momenti da immaginare non in contrapposizione l'uno con l'altro, anzi, ed è compito della scuola, anche dei licei classici, di dotare le studentesse e gli studenti di quelle competenze che li possano aiutare nell'affascinante percorso verso l'individuazione delle loro vocazioni, verso la realizzazione dei loro desideri e delle loro aspirazioni, verso la valorizzazione dei loro talenti. La Notte Nazionale del Liceo Classico dà un concreto contributo alla realizzazione di questo percorso. È per questo che ritengo debba essere fortemente incoraggiata. Grazie. Stasera si capiscono al volo, in coda alla cassa e poi fuori sui motorini, aggrappati stretti, col vento che taglia gli occhi. Stasera si capiscono al volo, sotto l'albero, sulla collina, una birra, un brindisi insieme, aspettando l'alba per vedere se viene. Trovare un rimedio. Cosa ci ha spinto a essere quello che siamo? Lo schiamo.
tuffo di un amico, il bacio di un estraneo. Cosa ci spinge a diventare quello che diventeremo? Non lo so, non lo so, ma in qualche modo faremo. Capiscono al volo, Nico e Ale con un occhio gonfio, perché stavano abbracciati in strada, perché avevano qualcosa dentro, santificando un sabato sera. Con le scarpe che fanno male, arrivano sulla collina e possono respirare. E poi sopra guardare dall'alto, gli occhi accesi come fari di uno stadio, la città che non passa mai e che non li avrà come vuole lei. Ci ha spinto a essere quello che siamo, lo schiaffo di un amico, il bacio di un estraneo. Cosa ci spinge a diventare quello che diventeremo? Non lo so, non lo so, ma in qualche modo faremo. Famosa, un fantasma nelle ossa che la tiene dentro casa. Luca trema ma non ha freddo e parla sempre meno, ma mi guarda e dice: calma, in qualche modo faremo. Buonasera a tutte e a tutti, dichiaro aperta la 10ª edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico. E proprio come ci assicuravano le parole del cantautore Francesco Rainero, in qualche modo faremo, anche noi ce l'abbiamo fatta ad arrivare alla 10ª edizione. E direi ci siamo arrivati veramente bene. Solo qualche numero a questo evento ormai consolidato: quest'anno partecipano 342 licei classici, di cui 14 licei stranieri. E i paesi coinvolti, oltre all'Italia ovviamente, sono l'Australia, la Croazia, la Germania, la Grecia, la Francia, la Romania, la Spagna e la Turchia. Voglio innanzitutto salutare e ringraziare tutti gli studenti e tutte le studentesse che ogni anno credono in questa manifestazione, che di essa costituiscono l'anima e che sono viva testimonianza della perennità dei valori della cultura classica che permeano la nostra società. Un grazie particolare ovviamente a tutti i loro docenti che li hanno supportati nella preparazione delle varie performance, ai dirigenti, a tutto il personale di tutti i licei. E un pensiero particolare al Liceo Classico Gulli e Pennisi di Acireale, che di questo evento, come sempre, è scuola capofila. Un grazie ancora a tutti gli sponsor, innanzitutto Rai Cultura, che ci supporta da sempre. Adesso un saluto istituzionale ci arriva dal professor Renzo Tosi, che è il presidente nazionale dell'Associazione Italiana di Cultura Classica, che ascoltiamo. Sono Renzo Tosi, presidente nazionale dell'Associazione Italiana di Cultura Classica. Saluto tutti i docenti e tutti gli studenti che sono impegnati nella notte del Nazionale del Liceo Classico, un evento importante, un evento che adesso coinvolge ben più addirittura di 300 licei, e quindi che mostra la vitalità di questa cultura. E l'evento è arrivato alla sua 10ª edizione e spero proprio che la serata si concluda e si svolga nel miglior modo possibile, con grande soddisfazione da parte di tutti. Io mi congratulo personalmente con tutti voi,
con l'entusiasmo con cui non solo i docenti, ma anche gli studenti che studiano il greco e il latino, anche e lo applicano anche al di fuori delle aule scolastiche. Quest'anno, in occasione del decennale, diverse novità. Tutti i licei, nella organizzazione delle loro attività, si sono ispirati a un duplice tema, suggerito dal coordinamento, ma che hanno declinato in piena autonomia. Da una parte il tema della comunicazione, oggi più che mai attuale, non solo per la coincidenza degli anniversari legati alla radio e alla televisione, ma anche per il rischio su cui vigilare che essa venga adulterata da false forme di dialogo, quali quelle offerte dai social network. L'altro tema comune, la ferma e decisa condanna della violenza di genere, in particolare nei confronti delle donne. Su questi temi si sono appunto cimentati gli studenti che hanno concorso per la migliore realizzazione di un graphic novel. Due le sezioni. Per quella italiana si è classificata al primo posto la studentessa Eleonora Ines Bianchetto del liceo classico Sella di Biella, con un lavoro che state vedendo qui in questo momento. Questo è il giudizio della commissione. L'isolamento e la solitudine rappresentati nel graphic novel Scavando nell'anima narrano di un giovane brillante, studioso, forse troppo maturo e consapevole per la sua età. Ma quella che dovrebbe essere una dote si traduce piuttosto in una condanna, l'impossibilità di comunicare, e si configura come baratro, frattura e muro. L'autrice di questo pregevole lavoro, pur liberamente ispirandosi a un classico come Dylan Dog, ne rigetta però l'ironia e rende il suo protagonista interprete del malessere esistenziale della generazione odierna. Insistendo su un bianco e nero molto marcato, l'autrice ha centrato la sua attenzione sui demoni interiori di quel giovane, incapace di confrontarsi con gli altri, prigioniero di se stesso, schiacciato dall'ansia di prestazione e che per salvarsi non ha altra via che scavare in fondo alla propria anima, aprire delle brecce, costruire una speranza. Grazie a un'indubbia perizia tecnica e a un felice connubio fra testo e immagini, il tema appare trattato originalmente in modo profondo e intenso e l'elaborato degno di lode. Per la sezione licei non italiani si è classificato per primo un lavoro a tre mani del liceo Incirli Jeit Furgan Yayla Anadolu di Ankara, Turchia. E gli studenti vincitori ai quali va il nostro applauso sono Erim Sefa Öztanas, Ajli Nur Bali e Berensu Ergür. Vedete adesso il graphic novel e questo è il giudizio della commissione. Il graphic novel sviluppa il tema proposto in maniera chiara ed efficace. Il lavoro apre un focus su di una falsa forma di comunicazione, quella derivante da un uso improprio dei social network, soffermandosi sulle sue insidie e sui suoi pericoli. La narrazione, caratterizzata da un uso brillante e spigliato della policromia, si addentra infatti nelle dinamiche intricate di un appuntamento al buio, mediante il quale i due giovani protagonisti cercano di connettersi, ma che alla fine si rivelerà illusorio in quanto basato su di un inganno digitale. Particolarmente apprezzato il messaggio finale che viene veicolato, un messaggio positivo che sottolinea l'importanza di imparare dagli errori sulla base dei quali modificare i propri comportamenti. Inoltre, il video con cui ha avuto inizio questa serata, firmato dal regista Vladimir di prima, si è basato sull'assemblaggio di cortometraggi inviati dagli studenti di tutti i licei classici, i quali hanno partecipato a un concorso finalizzato alla premiazione del migliore. Si è classificato per primo il cortometraggio inviato dagli studenti del liceo classico Lombardi di Airola. Questo è il giudizio della commissione. Il cortometraggio, realizzato dagli studenti del liceo classico Lombardi di Airola, risulta, tra i video pervenuti, quello maggiormente degno di nota. Il prodotto, infatti, oltre a soddisfare pienamente i requisiti tecnici richiesti, fornisce una reinterpretazione di un noto mito classico, adattandolo al tema attuale della difficile comunicazione dei generi e mettendo altresì in chiaro rilievo la condanna decisa della violenza contro le donne. La fotografia è sobria, ma al contempo decisa, basata su di un netto contrasto tra i toni di grigio e di nero.
Le riprese sono espressive, calibrate e si poggiano sui personaggi caricandoli di significati comunicativi. Eccellenti l'interpretazione e il ruolo della voce. Lo vediamo assieme. Nel silenzio notturno di Itaca, mentre le dita si muovono abilmente tra i fili della mia tela, la mente vagabonda tra i ricordi, il protagonista è indubbiamente Odisseo. Desidero ardentemente il suo ritorno, sentire di nuovo il suo abbraccio, la sua voce che mi conforta nelle notti buie, che mi parla di giorni migliori e di un futuro insieme. Vorrei lasciarmi andare alla fiducia dell'amore che ci lega, ma devo essere forte. So che non posso aspettare passivamente il suo ritorno, che non posso permettere ai Proci di prendere il controllo del mio regno, del mio destino. Devo trovare la forza, dentro di me, per resistere, per proteggere ciò che è mio. Così continuo a tessere la mia tela, con determinazione e con coraggio. Non posso lasciare nessun uomo possedere la mia vita, il mio popolo, il mio corpo. E se Odisseo tornerà, lo farà come un compagno, non come un salvatore. Perché so di essere capace e forte abbastanza per salvare me stessa, con le mie azioni e con la mia volontà. Mentre il telaio scivola tra le mie mani, immagino un incontro con i Proci, una sfida di fronte a loro, una ribellione silenziosa, ma decisa. Li guardo negli occhi, la mia voce risuona con fermezza e determinazione. Voi, pretendenti che avete cercato di strapparmi il mio regno e il mio cuore, ascoltate bene. Io, Penelope, non sono una donna da piegare alle vostre volontà. Non sarò un trofeo da spartire o un premio da conquistare. Non sarò vittima delle vostre ambizioni o dei vostri desideri egoistici. Con uno sguardo intenso a Odisseo, continuo. Io scelgo di camminare al tuo fianco, come i tuoi pari, come la regina di Itaca che sono destinata a essere. E insieme, noi due, possiamo costruire un regno basato sull'amore, sulla fiducia e sul rispetto reciproco. Alzo la testa con fierezza. La comunicazione tra i generi non può essere basata sulla pretesa o sulla dominazione. Deve essere fondata sull'uguaglianza e sul rispetto reciproco, perché la violenza, in qualsiasi forma, non sarà mai accettata né tollerata. E così, tra il fragore delle mie parole e il silenzio che segue, tra le mie mani che abili tessono le mie lacrime che calde mi bagnano le guance, rimane chiaro che la mia determinazione non conosce limiti e che la mia voce sarà sempre pronta a farsi sentire, a difendere ciò in cui credo e a rivendicare il mio diritto di essere donna, regina e protagonista della mia vita. Continuerò a tessere fino a quando non avrò creato la mia strada verso la libertà e verso l'amore che tanto desidero. Un riconoscimento particolare inoltre è andato al liceo classico Rosmini di Palma Campania per avere pianificato e organizzato la migliore notte del liceo classico dell'anno. Anche questo un concorso pensato ad hoc per questa decima edizione. E con questo liceo ci complimentiamo. A questo punto, con grande piacere, lascio la parola a tutti i licei classici d'Italia e delle nazioni aderenti straniere, augurando un'ottima riuscita della serata e confidando nel fatto che l'entusiasmo dei nostri giovani a testimoniare la bellezza che proviene dagli studi classici possa veramente azzerare le brutture cui ogni giorno siamo purtroppo chiamati ad assistere. Buona serata a tutti, buon divertimento e arrivederci all'undicesima edizione. Benissimo, allora dopo questo primo momento di introduzione ufficiale alla Notte Nazionale dei Licei Classici abbiamo gli saluti istituzionali, perché come abbiamo detto, intanto volevo precisare una cosa ai nostri ospiti. È vero che la Notte Nazionale dei Licei Classici, ma noi l'abbiamo un pochino trasformata, perché la Notte Nazionale dei Licei, perché qui troverete, vedete, durante le manifestazioni non solo i ragazzi del liceo classico, ma del liceo linguistico, del liceo scientifico, del liceo artistico, del liceo delle scienze applicate, e spero di non essermi dimenticato, sportivo, del liceo sportivo, quindi è la notte della cultura in senso lato, perché la scuola deve fare cultura, quindi sicuramente il liceo classico è la scuola di punta delle nostre tradizioni, delle nostre radici, ma ogni scuola deve fare cultura. Quindi vorrei fare un applauso a questi ragazzi che ci hanno dato veramente tanto. Bene, saluti istituzionali, doverosi, ma non per questo non sentiti. In primis volevo salutare il presidente del Consiglio Comunale, il signor Destino, dottor Destino Vincenzo,
Voglio ringraziare il Comune di Melfi perché ci è sempre vicino, dal Media Show alla Notte Nazionale dei Licei Classici, alle manifestazioni che facciamo insieme all'AMPI, e qui ringrazio anche la dottoressa Martino che è sempre vicina a questa scuola. Quindi ci vuole venire a fare un saluto a nome del Comune. Grazie, grazie Preside, è un vero piacere essere qui, vi porto il saluto mio personale del Consiglio Comunale e del Sindaco che non ha potuto essere presente oggi. È un giorno di festa, è un giorno di cultura, diceva il Preside, ed è un giorno certamente di riflessione, perché tra multimedialità, informatica, intelligenza artificiale, con opportunità e anche paure, la scuola deve aiutare a formare un pensiero critico, la riflessione anche politica nel senso più alto e non certamente della sterile polemica elettorale. Quindi un pensiero, e chi può più del liceo può farlo. Devo dire anche questa idea di coinvolgere un po' tutti gli indirizzi la considero, diciamo, vincente. E l'entusiasmo che abbiamo potuto vedere anche negli anni scorsi dei nostri ragazzi lo testimonia. Penso che anche il tema della saluto Gianluca D'Artaglio, mio caro amico Anna Martino dell'AMPI, con cui peraltro saremo impegnati nei prossimi giorni per celebrare il 25 aprile con la professoressa Buonadonna che sarà anche protagonista nei prossimi giorni. Dicevo, il tema della conferenza con il professor Quaratino secondo me è il tema, perché le paure sono proprio quelle delle fake news, del populismo, dell'estremismo, che dobbiamo affrontare, a mio giudizio, intanto attraverso una considerazione attenta delle fonti. Le fonti sono importanti nel giornalismo, sono importanti nella cultura. Oggi i ragazzi devono sapere dove formarsi e come formarsi. Da questo punto di vista non basta, diciamo, una semplice ricerca su Google, e la scuola ha il dovere da questo punto di vista di indirizzare i nostri ragazzi, ed ha il dovere di formarli, a mio giudizio, al rispetto della cultura democratica e liberale che proviamo, diciamo, a difendere anche da certe incursioni che abbiamo visto, diciamo, anche nei momenti elettorali. Quindi provare a radicalizzare lo scontro, non rispettare, diciamo, quelli che sono i nostri principi costituzionali. Ecco, per tutto questo, questi giorni di riflessione che portiamo avanti insieme con tutti voi, con i docenti, con le associazioni culturalmente impegnate e con tutti gli studenti, diventano fondamentali. Quindi un caro abbraccio a tutti voi ragazzi, un ringraziamento sentito al nostro preside, al personale docente e all'associazione e alla Fondazione Nitti, che fa, diciamo, attraverso Gianluca un grande lavoro, ad Anna Martino con l'AMPI naturalmente, e al professor Quaratino che secondo me ci dirà cose importanti e farà riflettere un po' tutti noi. Grazie. Allora, un saluto veloce anche da parte della professoressa Russo, perché il nostro presidente del Consiglio d'Istituto. La collaborazione scuola-famiglia è sempre fondamentale. La professoressa, nonché mamma, perché qui è come genitore, in quanto appunto presidente del Consiglio d'Istituto, ci è sempre vicino, e noi la ringraziamo per questo, professoressa. Quindi la collaborazione è veramente fondamentale per crescere delle generazioni con sani valori. Quindi grazie per essere anche qui stasera. Buonasera, grazie Preside per questo invito. Mi sono emozionata, ho visto tanti alunni trepidanti, cuori sorridenti, emozionati, e sarà sicuramente una serata speciale. Io mi emoziono quando li vedo, devo dire la verità, perché crescendo insieme a loro, perché noi insegnanti cresciamo. Sicuramente se non ci fosse l'aiuto dei docenti in questa crescita personale, la loro sarebbe un po' più lenta. Quindi un principale ringraziamento va ai docenti che supportano e credono in questi nostri ragazzi. Buona serata a tutti. Dottoressa Martino, ci vuole fare un saluto velocissimo, visto che qui lei rappresenta sempre, attenzione figli, valori di libertà, di dipendenza, di democrazia. Quindi chi come lei può dire ai nostri giovani una bella parola di speranza, sera, in un tempo in cui la libertà e la democrazia sembrano veramente posti in seria difficoltà, ecco.
Buonasera a tutti. Allora, io, come ha detto la professoressa Russo, si emoziona. Io, per me è la stessa cosa, perché grazie a Preside che mi ha dato la possibilità come Ampi di lavorare quest'anno intensamente con il liceo per due eventi molto importanti, quello del 27 gennaio, e abbiamo visto dei ragazzi meravigliosi che hanno veramente fatto tesoro di quello che è stata la tematica. Noi quest'anno abbiamo affrontato la tematica sugli internati militari italiani e ho visto la serietà dei ragazzi che mi hanno fatta veramente emozionare quando li ho visti nell'aula consiliare, e quindi seri e, ad affrontare questa tematica. La stessa cosa succederà anche per il 25 aprile, quindi fra qualche giorno sarete tutti invitati nell'aula consiliare del comune e ci sarà un altro evento. Questo evento sarà del 25 di aprile, quindi la festa della liberazione, che noi abbiamo dedicato a Giacomo Matteotti, perché quest'anno ricorre il centenario dell'uccisione di Giacomo Matteotti. E anche questo studio, questo approfondimento che è stato fatto di questo martire della... Quindi di questo martire della nostra Repubblica servirà molto anche ai ragazzi, da stimolo a non perdere la fiducia e a prenderli come esempio, Matteotti e tanti altri. E quindi anche quest'anno il 25 aprile sarà una giornata di festa, e soprattutto quest'anno, con tutto quello che stiamo vivendo, lo dobbiamo vivere intensamente, ragazzi, perché dobbiamo avere fiducia, avere speranza e lavorare, studiare, conoscere. Come giustamente ha detto il Preside, dobbiamo far cultura, e la cultura salva. Grazie. Grazie. Bene. Non mi sono dimenticato di voi. No. Non vi preoccupate. È perché si innestano due belle tradizioni oggi. Allora, segniamo adesso dalla professoressa Buonadonna che cos'è questa Notte Nazionale dei Licei Classici, e poi passiamo ai nostri illustri ospiti. Grazie Preside, buonasera e benvenuti a tutti alla Notte Nazionale del Liceo Classico, decima edizione. Quest'anno il Federico II dedica la Notte Nazionale del Liceo Classico al tema della verità, in greco aletheia, svelamento, rivelazione, e alla menzogna, in greco pseudos, invenzione, bugia, finzione, e al ruolo che la comunicazione svolge nella trasmissione della verità e della menzogna. Il filosofo Gorgia diceva che la parola è una potente signora che, pur dotata di un corpo piccolissimo e invisibile, compie le opere più divine. Pertanto sosteneva: la parola può tutto, dal momento che può convertire il vero nel falso e il falso nel vero, il brutto nel bello e il bello nel brutto. Questa affermazione è quanto mai attuale, perché descrive perfettamente il ruolo che svolge la comunicazione nella nostra epoca, caratterizzata dal costante bombardamento mediatico. La comunicazione può essere un potente strumento di informazione, di rappresentazione accurata dei fatti, può dire il vero, ma allo stesso tempo può essere usata per falsificare, veicolare rappresentazioni distorte della realtà e creare disinformazione, per manipolare, influenzare le opinioni e le percezioni, per omologare. Per dirla con Ivano Dionigi, la nostra è l'epoca in cui assistiamo al maximum dei mezzi di comunicazione e al minimum della comprensione, poiché il martellante bombardamento mediatico e dei social ci stordisce e inebetisce nella nostra capacità di comprendere il vero, o meglio, finiamo per pensarla come ci viene fatto pensare, e non ci poniamo più il problema di capire dove sta la verità. Ci accontentiamo dell'ovvio, letteralmente
di ciò che troviamo per la via. Questo però è oltremodo dannoso perché produce giudizi falsi o pregiudizi, stereotipi che possono avere conseguenze dannose quando diffondono concezioni quali la disparità di genere e quando giustificano la violenza sulle donne. Per questo oggi più che mai tutti e soprattutto a voi giovani mi rivolgo, abbiamo bisogno di riscoprire le parole, di coltivarle, averne cura, perché coltivarle significa smascherare le forme di devianza della comunicazione. L'antidoto alla mistificazione? L'ars interrogandi, l'arte di interrogarci per allertarci, per restituire alla parola il potere di illuminare, per difenderci, non permettendoci di recepire passivamente il detto da altri, per non permetterci di mettere in stand-by la facoltà di distinguere il vero dal falso, per mantenere costantemente vigile la capacità di assumere un atteggiamento critico e consapevole, di esercitare l'autonomia di giudizio, per leggere il mondo con occhi non offuscati da pregiudizi, per una responsabilità etica, oltre che civile. Durante la notte del liceo classico, questi temi saranno esplorati attraverso l'arte, la musica, il teatro, le declamazioni, e sempre attraverso il costante richiamo ai classici, maestri senza tempo, che hanno trovato la capacità di restituirci il vero e il giusto. Troverete sugli schermi televisivi posti alla fine dei corridoi il programma dettagliato delle attività e le aule in cui si svolgeranno. Tra le tante cose vi faremo sorridere, ma il delettare è sempre finalizzato con modestia e umiltà al docere, allo scopo di darvi qualche piccolo suggerimento, ma anche al muovere, spronarvi, sollecitarvi per promuovere la consapevolezza, incoraggiare la riflessione e sensibilizzare. Buona festa del liceo classico a tutti. Grazie professoressa Buonadonna per questa sentita, diciamo, presentazione del liceo classico. Bene. La notte nazionale dei licei classici da 2 anni nel liceo Federico II di Svevia si innesta, si mescola, si declina insieme a un'altra bella prassi che noi portiamo avanti, ossia questo ciclo di conferenze con l'associazione Fondazione Nitti. Quindi vorrei ringraziare il dottor Tartaglia, da 2 anni stiamo collaborando egregiamente a portare avanti questo programma. Bene, vorrei lasciare a lei la parola per un saluto, per poi naturalmente, in ultimo, ma non per importanza, o meglio per importanza, perché gli ospiti importanti si lasciano per ultimi, secondo un cliché istituzionale, cedere poi la parola al nostro relatore dopo che ci sarà la dovuta presentazione. Prego. Grazie Preside, buonasera anche da parte mia e benvenuti a questo terzo e penultimo appuntamento del ciclo I colori del vostro e nostro tempo, organizzato dall'Associazione Fondazione Nitti in collaborazione con questo istituto e con il patrocinio del Comune di Melfi e della provincia di Potenza. Si tratta, come già stato accennato, di un ciclo di 4 conferenze che è iniziato nel mese di dicembre e si concluderà nel prossimo mese di maggio, dove sono state affrontate tematiche importanti ed attuali come il cyberbullismo, l'intelligenza artificiale, le fake news appunto, e l'identità generazionale, che hanno visto e che vedranno l'alternarsi di figure importanti del mondo accademico e delle professioni. Si tratta di un progetto su aspetti civici e civili che riguardano opportunità e rischi del nostro tempo, che si inseriscono però in una fase particolare della vostra vita che è molto importante e delicata, qual è appunto quella dell'adolescenza. Questa sera abbiamo il piacere di ospitare una figura importante del giornalismo italiano, è un orgoglio per i giornalisti lucani,
E per questo vorrei dare il benvenuto e ringraziare per aver accettato il nostro invito il professor Enzo Quaratino, che è docente di teoria e tecniche di giornalismo all'Università LUMSA, appunto, di Roma. Enzo, come ho detto prima, è un caro amico ed è stato ed è tante altre cose, ma non vorrei anticipare nulla sulla presentazione che farà fra poco la professoressa Monaco, che come sempre lo farà in maniera impeccabile. Una considerazione breve la voglio fare però sulla tematica di questa sera, appunto è quella del mestiere del giornalista e nel contrasto alle fake news. E quest'ultimo tema è un tema cruciale ed è centrale nel nostro progetto. E ci è stato proposto, lo voglio ricordare, nel mese di settembre dalla professoressa Buonadonna, attorno al quale appunto Associazione e Fondazione Enitti poi hanno costruito il progetto che vi presentiamo e che sta riscuotendo la curiosità e l'interesse da parte degli studenti. Un tema che sarà sviscerato nel corso della relazione del professor Quaratino in vari aspetti, saranno date indicazioni per quanto riguarda l'indicazione delle fonti, per quanto riguarda i giornalisti in erba, ci saranno sicuramente ragazzi che si vogliono affacciare, me lo auguro, a questa affascinante e delicata professione, ma ci sarà anche riferimento ai giovani, appunto, ad internet, al mondo dei social media, dove saranno date anche delle indicazioni precise a delle regole che bisogna rispettare per salvaguardarsi dai rischi della rete. Prima di cedere la parola mi corre l'obbligo di ringraziare il preside, ovviamente, Armentano, per averci aperto ancora una volta le porte di questo istituto, ovviamente i docenti, voi ragazzi che avete partecipato e che partecipate con entusiasmo a questo progetto, e ovviamente tutti coloro che sono intervenuti, i genitori, e un ringraziamento particolare anche alle istituzioni territoriali, in questo caso al Presidente del Consiglio del Comune di Melfi, che con la loro presenza ci assicurano e ci fanno sentire tutta la loro vicinanza. Grazie e buona conferenza. Grazie, dottor Tartaglio. Un'informazione di servizio. Avanti c'è ancora qualche posto, vedo qualche genitore, qualche ragazzo in piedi. Se vi volete sedere, ci sono ancora dei posti, così state ancora più comodi. Bene, allora, professor Quaratino, i nostri ospiti vengono sempre introdotti magistralmente da una nostra professoressa. Non c'è bisogno. Quindi invito la professoressa Monaco a raggiungerci per introdurre il nostro ospite. Grazie, preside. Buonasera a tutti. Mi corre l'obbligo di salutare Gianluca Tartaglia, che ormai è una parte attiva, presente nel nostro istituto, un amico, sì. Saluto Vincenzo Destino, saluto la presidente dell'AMPI Anna Martino, la presidente del consiglio d'istituto, la professoressa Russo, e soprattutto do il benvenuto a nome della scuola al dottor Enzo Quaratino. La lezione, la lectio magistralis che lei terrà questa sera, si inserisce appunto, come diceva il dottor Tartaglia, nel terzo dei nostri incontri, questo progetto, I colori del vostro nostro tempo, anche il titolo bellissimo, perché appunto cerca di fondere l'esperienza dei giovani con l'esperienza di chi a qualche anno, no? A qualche anno. Però in modo particolare, insomma, ci tengo a questa serata, perché questa serata è per il nostro istituto un momento altissimo. È l'occasione di celebrare la classicità, indubbiamente, di celebrare la cultura, come diceva il preside, ma è anche l'occasione per riflettere, per soprattutto per far riflettere le nuove generazioni. Perché le nuove generazioni si fidano ciecamente di internet, si fidano ciecamente dei mezzi di comunicazione di massa, dei social media, e quindi è giusto che riflettano, no? Su quali possono essere i pericoli della rete. Per cui il titolo della sua lectio magistralis, Il mestiere del giornalista e il contrasto alle fake news, arricchisce, completa
le riflessioni sul tema scelto per questa notte nazionale del liceo classico, ovvero il rapporto tra verità e menzogna. Presento brevemente il nostro ospite. Il dottor Quaratino è di origine lucana, è un orgoglio per il giornalismo lucano. Ha lavorato all'ANSA, ha guidato alcune sedi regionali e per circa 17 anni ha avuto la responsabilità della redazione Cronache Italiane, una tra le maggiori del panorama informativo nazionale. Dall'anno accademico 2015-2016 è incaricato in maniera continuativa, in qualità di docente a contratto, dell'insegnamento di teoria e tecniche del giornalismo e uffici stampa al corso di laurea in scienze della comunicazione presso l'Università LUMSA di Roma. Nel corso della sua carriera ha seguito diversi casi di cronaca. Segnalo, ma ho dovuto fare una cernita, il terremoto dell'Irpinia e della Basilicata, ha curato servizi sui più grandi fatti che hanno colpito i militari italiani impegnati in missione all'estero, compresa la strage di Nassiriya, si è occupato dei rapimenti di italiani in Iraq, Afghanistan, Pakistan e Libia, ha indagato sull'immigrazione dall'Africa verso l'Italia e più recentemente sulle stragi terroristiche in Francia e Belgio e sul terremoto nell'Italia centrale. È stato insignito di numerosissimi premi giornalistici italiani. Lo ringrazio ancora per la sua presenza e le passo la parola. Prima di passare la parola volevo chiedere scusa per questa location un po' informale, però vedrà dopo il perché, quindi non abbiamo la cattedra da cui può ottenere la Lectio Magistralis in maniera fisica, ma penso che per lei questo non sia affatto un problema. E poi prima di iniziare volevo dare la notizia che quest'anno, 24-25, avremo il primo anno del liceo classico, perché quest'anno non siamo riusciti a formarlo, invece nel 24-25 posso dire che avremo una nuova prima del liceo classico, essendo la notte nazionale del liceo classico, pensavo che era doveroso dirlo in questa sede. Quindi noi siamo felici che la comunità di Melfi ci dia una mano a mantenere viva la comunità del liceo classico. Allora. Bene, ora, professor Quaratino, siamo tutti suoi. Buonasera a tutti, siete riusciti a farmi arrossire per la vergogna. Comunque, insomma, un po' delle cose che sono state dette sono proprio così. Io sono un giornalista professionista, ci tengo alla mia professione e sono un giornalista prestato all'università. Per cui voglio dire, tutto quello che vi racconto fa parte della mia esperienza e io intanto ringrazio il preside per l'invito che mi è stato rivolto, ringrazio Gianluca Tartaglia, il mio amico, saluto molto cordialmente tutti i docenti e tutti gli alunni dell'Istituto di Istruzione Superiore Federico II di Svevia, ringrazio l'associazione e fondazione Nitti, ringrazio il sindaco, il presidente del consiglio comunale, di fatto ringrazio l'istituzione, ringrazio tutti i presenti e tutte le autorità che sono qui presenti, ma ringrazio ragazzi soprattutto voi. Quando Gianluca Tartaglia, mio amico, mi ha chiesto di venire qui a Melfi, io ho pensato che poteva essere questo un altro momento in cui io potevo dare qualcosa ai giovani. Guardate, io credo molto nei giovani, credo molto negli studenti e se sono qui è per trasferire un briciolo della mia lunghissima esperienza professionale. Ormai sono 42 anni che sono in ANSA, prima in una funzione, poi in un'altra, prima in un ruolo, poi in un altro. Quindi voglio trasferire semplicemente un briciolo della mia esperienza a voi e vorrei farlo anche con un obiettivo. Vorrei che per qualcuno questa sorta di interesse che matura nei confronti del giornalismo possa addirittura diventare una passione. Chissà che un giorno qualcuno di voi non sarà un grande giornalista e ricorderà quella povera lezione è già una parola grande, che un vecchio giornalista dell'ANSA ormai fece quella volta all'Istituto di Istruzione Superiore di Melfi. Bene, se date il via alle slide vorrei subito entrare nel vostro discorso. Ragazzi, vi faccio una domanda.
Chi di voi legge i quotidiani? Nessuno, come immaginavo. Chi di voi usa i social? Potete alzare la mano? Tutti, tutti. Chi usa Twitter, chi usa Facebook, chi usa Instagram e così via. E però, ragazzi, bisogna stare molto, molto, molto attenti, come vedremo quando si usano i social, perché i rischi sono dietro l'angolo e sono enormi, sono grandissimi. Così come l'uso di internet pone dei problemi delle volte drammatici. Quindi bisogna stare molto molto attenti ed è questo che io cercherò di dirvi e di farvi vedere, di mostrarvi i rischi nella seconda parte del mio intervento. Perché la prima parte del mio intervento invece è dedicato un po' all'informazione giornalistica. Come si struttura una notizia? Che cosa c'è dietro una notizia? Questo è l'argomento che affronterò in questa prima parte del mio intervento. E guardate, quello che vi dico è sì informazione giornalistica, ma se ci pensate bene può tornarvi utile anche attualmente nelle vostre attività scolastiche. Il mio intervento è tutto per voi e quindi è un aiuto sia per quanto riguarda la vostra futura professione, ma anche un aiuto per quello che già oggi queste cose che vi dicono possono tornarvi utili nello svolgimento di quella che è la vostra attività scolastica. Allora, cominciamo col dire che cos'è l'informazione giornalistica. L'informazione giornalistica non è nient'altro che, guardate lo schema, un fatto che una fonte riferisce al giornalista perché la trasferisca al lettore. E questo è quello anche che succede su internet. Quando voi leggete una notizia su internet, che cosa è? Che cosa leggete? Leggete un fatto che una fonte prima ha trasferito a un giornalista e l'ha trasferita a voi che siete i lettori. Ma che cos'è che il giornalista trasferisce al lettore? Il giornalista trasferisce al lettore la notizia. Ed ecco che siamo entrati nel vivo della nostra conversazione. Guardate, ci sono diversi modi, tanti modi per scrivere una notizia. C'è il cosiddetto giornalismo narrativo, dove, voglio dire, è molto più simile ad una storia che viene raccontata, quindi non, come dire, cominciando dalla cosa principale, ma arrivando alla cosa principale. Ci può essere un giornalismo interrogativo. Perché in Italia si organizza la notte di licei? Beh, un pezzo può iniziare così. Quello è una sorta di prima parte che pone un problema che sembra di una sola persona, ma che in realtà è di tutti. Perché si organizza la notte dei licei? E quello è il giornalismo interrogativo, il lead interrogativo. Ma io invece voglio parlarvi di quello che è il più diffuso modello di struttura di una notizia. Il modello più diffuso di struttura di una notizia è il modello anglosassone. Tenetelo presente perché può tornarvi molto utile anche nelle vostre esercitazioni scritte che siete chiamati a fare nel corso della vostra attività scolastica. Come è strutturata una notizia secondo il modello anglosassone? Udite bene. Una notizia secondo il modello anglosassone prevede una prima parte assolutamente distinta dalla seconda parte. La prima parte della notizia, ricordate questa parola, si chiama lead. Accanto al lead eventualmente ci può essere un sub-lead, ora vediamo subito qualche esempio, e questa è la prima parte della notizia, la più importante di tutte. Poi abbiamo un ampliamento e abbiamo una terza parte, anche questa eventuale, della notizia che prende il nome di background. Allora, che cos'è il lead nel modello anglosassone? Il lead è la prima parte della notizia nella quale sono contenuti tutti gli elementi essenziali di un fatto, nessuno escluso. Quindi il lead è la prima parte della notizia che contiene tutti gli elementi essenziali di un fatto. Come è strutturato il lead? Come faccio io a sapere se scrivo bene un lead? È molto semplice. Devo, sempre secondo il modello anglosassone, seguire la famosa regola, attenzione ragazzi, la famosa regola delle 5 W. Io rispetto ad un fatto che devo scrivere, devo rispondere a queste 5 domande. Chi, che cosa, quando, dove e perché, che in inglese sono who, what, when, where e why.
la prima parte della notizia, il lead, deve rispondere alla regola delle 5 W. Ci può poi essere una sesta domanda alla quale bisogna rispondere ed è il come, how. Quindi ragazzi, quando strutturate un testo, tenete ben presente questa regola, perché può valere per una notizia giornalistica, ma può valere anche per molte altre cose. Può valere per un vostro tema d'italiano, può valere se dovete fare un ricorso a una compagnia telefonica che magari vi ha preso dei soldi sulla scheda senza che voi volevate o senza che voi sapevate. Voi dovete preparare un ricorso. Se il vostro ricorso nella prima parte propone gli elementi essenziali di ciò di cui vi lamentate, beh, chi il vostro interlocutore capisce subito di che cosa si tratta. Se fate una lunghissima introduzione, guardate che mi hanno preso dei soldi sulla scheda, bla bla bla, vi chiedo il rimborso, prima che il signore arriva a leggere che voi chiedete un rimborso, probabilmente ci mette un po' di tempo e non è detto che poi non si è stancato e non arriva fin giù. Allora, chi, che cosa, quando, dove e perché? Facciamo subito un esempio. Ecco una risposta alle 5 W. Guardate che cosa succede. Un sub, Roberto Rossi, è andato a fare una gita all'Isola d'Elba, si è immerso ed è morto per un malore, probabilmente. Noi dobbiamo strutturare la nostra notizia e allora come facciamo? Rispondiamo alla regola delle 5 W. Chi? Un sub, Roberto Rossi, di 30 anni, che cosa ha fatto? È morto quando, questa mattina, dove? Nelle acque dell'Isola d'Elba, perché probabilmente per un malore durante un'immersione. Questi sono gli elementi essenziali del fatto. Questo è il nostro lead. Allora, quando noi costruiamo poi la nostra notizia, guardate come separiamo il lead da tutto il resto che invece è meno importante, o perlomeno che non è tanto essenziale da rispondere alla regola delle 5 W. Allora, quando noi strutturiamo questa notizia, vedete il lead, la prima parte della notizia, la più importante, che ci dice il fatto che è successo. Un sub, Roberto Rossi, di 30 anni, è morto questa mattina nelle acque dell'Isola d'Elba, probabilmente proprio durante un'immersione. Questo è il lead. Poi ci sono tutti gli altri elementi dei quali noi siamo venuti a conoscenza rispetto a questa storia. E allora tutti questi altri elementi vanno nella seconda parte della notizia, che noi abbiamo detto che si chiama ampliamento. Allora, la notizia è composta dal lead dell'ampliamento. Nel lead ci sono gli elementi essenziali. Vediamo che cosa c'è nell'Isola d'Elba, nell'ampliamento. Rossi era arrivato all'Isola d'Elba insieme ad altri 8 compagni a bordo di un'imbarcazione presa a noleggio e si era immerso a Marciana Marina. Da una prima ricostruzione fatta dalla Guardia Costiera, pare che l'uomo a 40 metri di profondità sia risalito velocemente, forse per un malore. Sono stati i compagni a dare l'allarme, ma l'uomo era già morto. Il corpo del sud è stato portato all'obitorio dell'ospedale di Livorno a disposizione dell'autorità giudiziaria. Guardate una cosa. Se un giornale ha dedicato a questa notizia 8 righe, all'ultimo momento, arriva una notizia più importante. Allora il capo della redazione chiama il giornalista che ha scritto questa notizia e dice: guarda, è troppo lunga, ho bisogno di un po' di spazio perché ci devo mettere quell'altra notizia. L'operazione, sapete come si fa? Semplicemente separando il lead dall'ampliamento. Separando il lead dall'ampliamento, se noi leggiamo soltanto il nostro lead è una notizia di senso compiuto? È una notizia che può essere ugualmente pubblicata? Se la risposta è sì, noi abbiamo scritto correttamente il nostro lead. Se la notizia è no, non solo non abbiamo scritto correttamente il nostro lead, perché magari qualche elemento essenziale abbiamo dimenticato di metterlo nel lead e l'abbiamo trasferito nell'ampliamento, ma ci dovremmo rimettere le mani, perderemo del tempo e il nostro capo della redazione ci manderà molto volentieri a quel paese. Ok? Se noi guardiamo questa notizia per intero prende 8 righe. Ma se all'improvviso noi dobbiamo ridurre questa notizia, possiamo semplicemente prendere quella forbice virtuale che abbiamo in tasca, tagliamo il lead dell'ampliamento, rileggiamo il lead. Un sub, Roberto Rossi, di 30 anni, è morto questa mattina nelle acque dell'Isola d'Elba, probabilmente per un malore durante un'immersione. È una notizia che si regge da sé? È una notizia autonoma? Sì. Noi abbiamo scritto bene il nostro lead e quindi abbiamo risposto alle 5 W, e quindi nel caso in cui dovessimo intervenire per tagliare la notizia ci basta separare il lead dall'ampliamento. Ok?
Ma questo succede a Livorno. Invece vediamo un attimo che cosa succede questa sera a Melfi. Che succede a Melfi questa sera? Chi? Gli studenti dell'Istituto Federico II di Svevia, che cosa hanno fatto? Hanno incontrato un giornalista. Quando? Questa sera. Dove? A Melfi, nell'aula magna della loro scuola. Perché? Per parlare di informazione, fake news e social. Ecco che noi abbiamo costruito il nostro lead rispetto proprio a quello che stiamo facendo. Eccolo il nostro lead. Gli studenti dell'Istituto Federico II di Svevia hanno incontrato oggi a Melfi, nell'aula magna della loro scuola, un giornalista per parlare di informazioni, fake news e social. Però, attenzione, vogliamo mettere in evidenza il fatto che a questa assemblea, a questa riunione di studenti, hanno partecipato anche i docenti e hanno partecipato anche i familiari di alcuni studenti. Ok? Un peccato sprecare questo dato importante, gli studenti che fanno qualcosa insieme ai docenti, ma ancor più insieme ai loro genitori. Allora noi al lead, guardate che cosa facciamo. Questo particolare non lo mettiamo nell'ampliamento come fatto secondario, ma facciamo quello che prende il nome di sub-lead. Al lead ci uniamo a questa frase. All'incontro hanno partecipato anche numerosi professori e familiari degli studenti. Ecco che la prima parte della nostra notizia si comporrà di lead e sub-lead, non solo del lead. Per cui la prima parte della nostra notizia sarà questa. Gli studenti dell'istituto all'incontro hanno partecipato anche numerosi professori e familiari degli studenti. Vedete che rispetto al lead, ricordate il sub, qui ci abbiamo aggiunto una cosa in più, che è il sub-lead. C'è un particolare di questa vicenda che abbiamo comunque voluto mettere in evidenza, che non era una cosa soltanto degli studenti, ma che a questa iniziativa hanno partecipato anche docenti, professori e familiari. Questo lead e sub-lead. Dobbiamo fare l'ampliamento. Ripetiamo ancora una volta che cos'è l'ampliamento. L'ampliamento è la specificazione, il dettaglio degli elementi già scritti nel lead, ma senza ripeterli. Ed è la descrizione di altri elementi meno rilevanti rispetto a quelli essenziali. Per tornare a quello che stiamo facendo questa sera in quest'aula, ecco il nostro ampliamento. L'iniziativa è stata promossa nell'ambito del progetto I colori del vostro nostro tempo, organizzato dall'Istituto Federico II di Melfi, in collaborazione con la Fondazione Associazione Nitti. Il Comune di Melfi e la Provincia di Potenza hanno dato il loro patrocinio. Sono cose importanti? Sì. Tanto importanti da essere messe nel lead? No. Nel lead dobbiamo dire che cosa stanno facendo gli studenti. Ancora. Nel corso dell'incontro gli studenti hanno avuto modo, tra l'altro, di elaborare una notizia giornalistica formata da lead, sub-lead e ampliamento, rispettando la regola delle 5 W, considerata la regola principale dello stile giornalistico anglosassone. Questi sono tutti particolari del fatto, ma nessuno essenziale. Gli elementi essenziali del fatto quali sono? Sono quelli che gli studenti hanno incontrato un giornalista per parlare di informazione, fake news e altro. Allora, questa è la struttura che noi abbiamo preparato per la nostra notizia. La nostra notizia che... Potevamo aggiungere questo nel lead. La nostra notizia alla fine sarà questa, è quella che vedete. Il lead, il sub-lead, mi seguite? Il lead, il sub-lead, è sempre separato l'ampliamento. Sempre separato l'ampliamento. Forbice virtuale, prendiamo la nostra forbice virtuale. Il lead risponde alla regola delle 5 W? Il lead e il sub-lead sono autonomi? Possono essere pubblicati da soli e danno una notizia di senso compiuto? Beh, certamente sì. Perché se io escludo la seconda parte, lead e sub-lead rendono esattamente quello che è avvenuto questa sera in quest'aula. Questa, quindi, ricordatela ragazzi, è la struttura base di una notizia. Una notizia di questo genere va bene per un quotidiano, va bene su internet, va bene sui social e soprattutto può anche essere utilizzata
dalle radio e dalle televisioni come lancio di un servizio video che viene preparato in questa occasione. Quante volte immaginate un conduttore di un telegiornale o il conduttore di un radiogiornale che legge la prima parte della notizia? Gli studenti dell'Istituto Federico II hanno organizzato all'incontro, hanno partecipato anche numerosi professori e familiari degli studenti. Ecco il video di Gianluca Tartaglia. Ok? Quindi, come vedete, una notizia strutturata in questo modo, secondo il modello anglosassone del lead ampliamento e eventuale background, rispettando la regola delle 5 W, è una notizia costruita secondo il modello anglosassone che può andare bene per diversi mezzi di informazione. Vi ho anche detto che accanto al lead all'ampliamento c'è una terza parte della notizia eventuale che prende il nome di background. Che cos'è il background? Ve lo accenno soltanto. È ricordare fatti analoghi accaduti in passato. A questa notizia si potrebbe aggiungere lo scorso anno in questa scuola, oppure recentemente in questa scuola era stata organizzata un'altra iniziativa per gli studenti dedicata al cyberbullismo e all'intelligenza artificiale. Questo è il background, ricordare un fatto precedente analogo a quello di cui ci stiamo occupando. Ok? Bene ragazzi, detto così sembra tutto abbastanza facile, ma poi tanto facile non è. Perché oltre a trovare per bene le 5 W, a individuare per bene le 5 W, ci sono altre cose alle quali bisogna stare molto attenti. Cominciamo a vedere. Guardate questa frase. Gli alpinisti rimasti senza guida tornarono indietro. Beh, perché ci fa vedere questa frase? Molto semplicemente, perché vi chiedo, dove mettereste le virgole in questa frase? O dove mettereste la virgola in questa frase? Bella domanda. Adesso ognuno di voi darà una risposta. Io la metto dopo gli alpinisti ed è sbagliato. Io la metto dopo rimasti ed è altrettanto sbagliato. Dove diavolo la metto questa virgola? O dove diavolo metto queste virgole? Guardate ragazzi, che cosa voglio dirvi? Che il problema della punteggiatura in una notizia giornalistica, così come in un qualsiasi altro testo, è fondamentale. Non è soltanto un vezzo mettere la virgola, perché la virgola o le virgole danno versioni diverse di un fatto. Allora ragazzi, guardate un attimo, guardate che cosa succede. Primo esempio, prima frase, gli alpinisti, virgola, rimasti senza guida, tornarono indietro. Una mattina tutti gli alpinisti avevano organizzato una gita, c'era una guida che li accompagnava, tutti gli alpinisti hanno perso il contatto con quella guida e quindi tutti gli alpinisti sono tornati indietro. Quindi in questa frase, rimasti senza guida, è un inciso. E quindi erano tutti gli alpinisti che sono tornati indietro. Perché? Ho messo due virgole. Guardate la stessa frase senza modificare l'ordine delle parole, ma modificando soltanto la punteggiatura. Gli alpinisti rimasti senza guida tornarono indietro, virgola. Mentre gli altri, che invece avevano mantenuto regolarmente il contatto con la guida, andarono avanti. E conclusero la loro gita. Come vedete, senza modificare l'ordine delle parole, soltanto la punteggiatura, in questo caso la virgola, distingue il tutto dalla parte. Quindi ragazzi, quando scrivete una notizia giornalistica, per chi lo farà, ma già oggi, quando scrivete un compito, quando fate qualsiasi elaborato scritto, attenzione alla punteggiatura, perché vi ripeto, non è una cosa a piacere, ma la punteggiatura serve a dare un senso alla frase. In questo esempio distingue il tutto dalla parte. Quello che segue è una cosa analoga. I passeggeri sprovvisti di biglietto dovettero pagare la multa. Anche in questo caso, guardate, i passeggeri, virgola, sprovvisti di biglietto dovettero pagare la multa. Erano sull'autobus, nessuno aveva il biglietto, salì il controllore e tutti dovettero pagare la multa. Nel secondo esempio, stesso ordine delle parole, senza cambiare nulla, i passeggeri sprovvisti di biglietto dovettero pagare la multa, virgola. Gli altri non ebbero problemi di alcun genere. Anche in questo caso, con la punteggiatura,
abbiamo distinto il tutto dalla parte. E la punteggiatura fa anche un altro lavoro, distingue il vero dal falso. Nessuna parola della lingua italiana comincia con la lettera N, è vero? Neve, nubi, nessuna parola della lingua italiana comincia con la lettera M? Nessuna. Quindi è falso. Nessuna parola della lingua italiana comincia con la lettera N, è un falso. Ma se la frase con la virgola diventa nessuna, virgola, parola della lingua italiana, virgola, comincia con N, è falso, è vero? È vero. Guardate semplicemente con la virgola come abbiamo distinto il vero dal falso. Incredibile. Semplicemente con la virgola abbiamo distinto il tutto dalla parte, abbiamo distinto il vero dal falso. E poi, in tutto questo discorso, arriva Pierino. Pierino non manca mai. Pierino è uno scolaro molto discolo. A scuola ne combina di tutti i colori e a un certo punto il maestro non ce la fa più, chiama Pierino, portami il diario, ti scrivo una frase e domani riportamela firmata dai tuoi genitori. E il maestro scrive, lo scolaro, dice il maestro, e fannullone. Ma Pierino ne sa una più del diavolo. E sapete che cosa fa Pierino? Pierino va in cancelleria, in un negozio, e compra quello che si chiama bianchetto. Compra il bianchetto. E sapete che cosa fa Pierino? Semplicemente cambia la punteggiatura della frase. Lo scolaro, dice il maestro, è fannullone. Chi è il fannullone? Lo scolaro. Senza cambiare l'ordine delle parole, Pierino toglie le virgole e ci mette due punti. Lo scolaro dice, il maestro è fannullone. Chi è il fannullone? Come vedete, tutto questo vale anche per l'informazione giornalistica, perché bisogna stare molto attenti, molto attenti. Quindi, attenzione, oltre che alla corretta individuazione delle 5 W, oltre a distinguere il lead dall'ampliamento, bisogna stare attenti anche alla punteggiatura. Ma non basta, ancora non basta. Io ero un giovane praticante, ero alle prime armi della mia formazione giornalistica, nella stazione di Metaponto arriva un treno e all'interno di questo treno, ahimè, viene trovata morta una ragazza. Indagini, poi si sa che questa ragazza è una ragazza disabile. E io ho scritto la mia notizia, ragazzi attenzione perché questo è importante quello che sto per dirvi. E io ho scritto la mia notizia, ho mandato la mia notizia a Roma, la notizia è stata trasmessa, il titolo della mia notizia era trovata morta ragazza disabile in treno. Beh, il fatto era proprio quello. Passa qualche giorno, altri tempi, non c'era il fax, non c'era la posta elettronica, mi arriva una mail del direttore. Il mio direttore all'epoca era Sergio Lepri, una icona del giornalismo italiano. Uno è stato direttore dell'ANSA per circa 30 anni. L'ANSA sapete che è la più importante agenzia italiana ed è la quinta nel mondo. Sergio Lepri mi scrive, io apro questa lettera intestata ANSA, il direttore, e dico che sarà mai successo? Una promozione? Una gratifica? Mi daranno dei soldi? Boh! Apro questa lettera e dentro la lettera trovo la mia notizia. C'era un problema e il direttore mi evidenziava questo problema. Qual era il problema di questo titolo? Eppure era proprio successo quello. Trovata morta ragazza disabile in treno. Ragazzi, attenzione. Qual era il problema di questo titolo? Sapete che cosa ha fatto il direttore? Mi ha evidenziato in giallo disabile in treno e mi ha scritto accanto, perché quando non era in treno non era più disabile? Io ci ho pensato e il direttore aveva ragione, perché qual è un'altra cosa alla quale bisogna prestare molta attenzione? Bisogna prestare molta attenzione alla posizione delle parole, perché
la versione corretta di questo titolo doveva essere non trovata morta ragazza disabile in treno, ma trovata morta in treno ragazza disabile. E sapete perché è importante la posizione delle parole? Perché se noi non stiamo attenti alla posizione delle parole, il nostro scrivere può diventare ridicolo. Possiamo far ridere i nostri lettori ed è il peggio che ci possa capitare. Questi sono tutti titoli tratti alcuni da notizie d'agenzia, altri da quotidiani. Allora, voi ve li immaginate una riunione contro il terrorismo in procura? C'era il terrorismo in procura? Oppure vi immaginate nella Libia in rivolta oltre 200 morti? Vi immaginate una rivolta di 200 morti? Guardate come sorridete. E questo è il peggio che possa capitare ad un giornalista, scrivere una notizia e far ridere il suo lettore. Oppure la partecipazione ai funerali del Presidente del Consiglio non era prevista. Morto il Presidente del Consiglio? Boh. E l'ultima, un'operazione bellissima, un'operazione contro l'evasione fiscale della Guardia di Finanza. Tutti titoli clamorosamente sbagliati per la posizione delle parole. Perché? Perché? Non è una riunione contro il terrorismo in procura, ma una riunione in procura contro il terrorismo. Non ci sono morti in rivolta in Libia, riposano tutti nei loro cimiteri, ma ci sono oltre 200 morti nella Libia in rivolta. E ancora, la partecipazione ai funerali del Presidente del Consiglio, non erano i funerali del Presidente del Consiglio, la partecipazione del Presidente del Consiglio ai funerali non era prevista. E infine, nessuna evasione fiscale da parte della Guardia di Finanza, ma era un'operazione della Guardia di Finanza contro l'evasione fiscale. Quindi, lead, sublead, ampliamento, punteggiatura, posizione delle parole. Sono tutte cose alle quali bisogna prestare molta attenzione. Ancora, si impone un buon uso della lingua italiana quando scriviamo una notizia giornalistica. Bisogna rifuggire dalle frasi fatte, si stava meglio quando si stava peggio, sono sempre i migliori che se ne vanno, a tutto c'è rimedio tranne che alla morte, i soldi non sono tutti nella vita, non c'è due senza tre. Tutte queste frasi meglio bandirle da una notizia di carattere giornalistico, ma vorrei dire anche dalle vostre attività di italiano. Bisogna rifuggire dal politichese e dal burocratese, parlamentarizzare, ospedalizzare, mancato accoglimento per dire semplicemente rifiuto, in calce per dire in fondo, opporre un diniego per dire rifiutare, in orario antimeridiano la mattina. Signor Presidente del Consiglio Comunale, se un po' di burocratese lo eliminiamo anche dagli atti amministrativi, forse qualcosa ci guadagniamo tutti. E poi ancora bisogna rifuggire dall'eccesso delle parole straniere, una cosa che è molto di moda e che purtroppo per quanto possibile aveva evitate, lasciamo le parole straniere che ormai hanno acquisito un senso nella lingua italiana. Se io dico lockdown, ormai tutti sanno cos'è il lockdown, ma altre parole, se devo dire match, io posso dire benissimo partita. Quindi cerchiamo in qualche modo di limitare per quanto possibile l'uso delle parole straniere. E poi, attenzione, evitate, questo vale anche quando farete gli esami di maturità e ancora di più vale per quelli che di voi avranno voglia di svolgere l'attività giornalistica, evitate di scrivere più di quanto viene richiesto o meno di quanto vi viene richiesto. Un giornalista che scrive più di quanto gli viene richiesto viene mandato indietro a calci nel sedere perché non c'è spazio nel giornale per mettere il di più che ha scritto. Se ha scritto di meno, il giornale domani uscirà con un pezzo in bianco perché non sono state rispettate le misure che vengono date e questo deve valere anche per le vostre esercitazioni. È una cosa particolarmente importante. Qui chiudiamo il discorso di carattere generale sull'informazione giornalistica con le indicazioni di ordine principale che vi ho dato, per affrontare il tema delle fonti. Questo è un argomento importantissimo. Ragazzi, i giornalisti, mi ascoltate un attimo? I giornalisti hanno due tipi di fonti, se si vuol fare una macro classificazione. Ci sono quelle che sono le fonti ufficiali, che sono gli uffici stampa. Gli uffici stampa delle istituzioni, i portavoci, gli uffici stampa di un sindacato, della polizia, dei carabinieri e così via. Sono tutte quelle fonti
che ci danno delle notizie e noi possiamo dire che quelle notizie ci sono state date da quella fonte. Il Consiglio Comunale di Melfi adotta una delibera sull'ingresso delle macchine nel centro storico, il Comune fa un comunicato stampa, noi possiamo dire che da domani è limitato ad una fascia oraria del giorno l'ingresso delle automobili nel centro storico, punto, lo rende noto l'ufficio stampa del Comune di Melfi. Quindi le fonti ufficiali sono tutte quelle che noi possiamo citare all'interno delle nostre notizie. Ma attenzione, le fonti più importanti del giornalista, di ciascun giornalista, sono le proprie fonti fiduciarie. Se devo banalizzare, sono quelle fonti che riferiscono una notizia vera a un giornalista in un orecchio, il giornalista solo sa quella notizia, pubblica quella notizia e fa quello che prende il nome di scoop, se la notizia è particolarmente importante. Qual è l'obbligo del giornalista? Un obbligo assoluto del giornalista, che quando il giornalista riceve una notizia da una fonte fiduciaria non può mai, salvo che non sia autorizzato da quella stessa fonte, rivelare il nome della persona che gli ha dato quella notizia. Io ho fondato gran parte dei miei scoop, avete sentito prima parlare dei premi, sì, i premi ti danno celebrità per un giorno, ma poi alla fine quello che resta è la notizia che hai dato. Io ho avuto molti premi, ho fatto numerosi scoop attraverso le mie fonti fiduciarie. Più un giornalista ha fonti fiduciarie, più un giornalista ha una rubrica telefonica ricca per cui rapidamente può verificare una notizia, tanto più è bravo. Io avevo una redazione, la mia redazione a un certo punto c'erano 40 giornalisti, io misuravo la bravura, la capacità di un giornalista sul fatto di portarmi notizie che aveva avuto da fonti fiduciarie e che quindi nessun altro aveva. Queste sono le due fonti del giornalista, fonti ufficiali e fonti fiduciarie. Ora sentite questa storiella che vi racconto, perché è molto importante, molto 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 importante. Alcuni anni fa, non dico una data, il governo ha approvato la riforma della scuola secondaria superiore. Seguitemi perché questo vi riguarda direttamente. Il governo ha approvato la riforma della scuola secondaria superiore, chiamata la riforma Gelmini. Governo Berlusconi, riforma Gelmini. Che cosa succede? Gli studenti contestano questa riforma, non sono d'accordo su questa riforma e organizzano una grande manifestazione nazionale a Roma, alla quale partecipano circa 100.000 studenti che sfilano per le vie di Roma. Molti genitori erano preoccupati. Io che faccio? Da Melfi mando mio figlio a Roma, mio figlio ha ancora 15 anni, 16 anni e così via. C'era grande preoccupazione da parte dei genitori, anche perché la manifestazione nata come una manifestazione di protesta, alla fine era diventata una grandissima manifestazione. Ragazzi, questo discorso è importantissimo sulle fonti del giornalista. Guardate che cosa succede. Noi dell'ANSA eravamo tutti organizzati per seguire questa manifestazione. C'era chi guardava la prima parte del corteo, chi raccontava gli striscioni che avevano preparato gli studenti, chi seguiva la coda del corteo e così via. E c'era un grandissimo schieramento di ordine pubblico, polizia, carabinieri, guardia di finanza, tutti pronti a, come dire, controllare questo corteo di 100.000 ragazzi, tenete presente, 100.000 ragazzi come voi, che quindi avevano dai 15 ai 19 anni, studenti di scuole superiori. Mentre è in corso questa manifestazione, una grandissima agenzia di informazione straniera ha dato questa notizia. Nel corso della manifestazione un finanziere ha puntato la pistola contro gli studenti. Panico, terrore. Un finanziere che punta la pistola contro gli studenti durante una pacifica manifestazione? Noi all'ANSA questa notizia non l'avevamo. Allora mi ha chiamato il direttore, come mai non abbiamo questa notizia?
verifichiamo subito questa notizia, fate presto, non possiamo farci battere da un'agenzia straniera e così via. Va bene, direttore, noi questa notizia non ce l'abbiamo. E io ho cominciato le mie verifiche. Ho parlato con i colleghi che erano per strada. Sai niente? Hai visto sto finanziere? No, guarda, io non so niente. No, qua, tutto tranquillo, tutto sta procedendo. Questo finanziere che ha puntato la pistola, non c'è traccia di questo finanziere. Mi richiama il direttore, ma state dormendo? Volete svegliarvi? Allora, o voi raccontate questa notizia, oppure fra 5 minuti noi diamo questa notizia riprendendo quell'agenzia straniera e citandola. Beh, voglio dire, noi siamo a Roma, se svolge questa cosa nella capitale, dover raccontare che un'agenzia straniera ci ha detto una cosa di questo genere, un po', come si dice in gergo, ci rodeva, non ci piaceva dover far questo. E però questa notizia non ce l'avevamo e quell'agenzia straniera ce l'aveva smentita da nessuno. Che cosa mi viene in mente? Le fonti ufficiali. Un ufficio stampa non è soltanto un organismo che dà le notizie. L'ufficio stampa è anche una sede privilegiata dove il giornalista verifica le notizie delle quali autonomamente è venuto a conoscenza. Che cosa mi è venuto in mente? Chi è che aveva puntato la pistola? Era stato un finanziere. Allora io, sapete che cosa ho fatto? Dico, adesso chiamo l'ufficio stampa della Guardia di Finanza, vediamo che cosa è successo. Con gli uffici stampa i giornalisti hanno contatti quotidiani, quindi alla fine si diventa anche amici. Ci sono dei rapporti ottimi perché uno si fida dell'altro fino a prova contraria. Benissimo, io ho chiamato il capo ufficio stampa della Guardia di Finanza e quello mi ha detto, appena l'ho chiamato, ma ha detto so già perché mi stai chiamando, stai attento perché le cose pare che non stiano proprio così. Adesso verifico e ti faccio sapere, no, ti faccio sapere no, perché io ho 5 minuti a disposizione, uno già è passato dal nostro colloquio, o tu a breve mi dici questa cosa, oppure io darò la notizia così com'è e il finanziere di sicuro non ci fa una bella figura. Ti richiamo, non sono passati i 4 minuti, ne sono passati soltanto 2. Il capo ufficio stampa mi ha richiamato e mi ha detto, come ti dicevo, le cose non stanno così. Sapete che cosa è successo, ragazzi? Che nel corteo degli studenti si erano infiltrati gli antagonisti e quelli dei centri sociali, i quali erano andati lì proprio col proposito di creare disordine. E in questi disordini avevano cercato di rubare la pistola del finanziere. Quindi il finanziere aveva in mano la pistola perché la stava difendendo dal furto. Guardate le immagini. Qui il finanziere, quel signore in bianco, è un finanziere in borghese che sta aiutando un suo collega. E guardate il finanziere che mantiene la pistola in mano. Perché? Perché avevano cercato di strappargliela. Guardate gli scontri. Guardate il finanziere con lo scudo che interviene. Guardate i centri sociali con le mazze che cercavano di colpire il finanziere. Lo avevano addirittura atterrato nel tentativo di rubargli la pistola e guardate il finanziere che mantiene la pistola. Beh ragazzi, questo è il rapporto con le fonti. Se io non avessi avuto modo di verificare quella notizia sarebbe diventata una fake news ed era una fake news la notizia che aveva passato quella grande agenzia straniera. Noi, avendo fatto questa verifica, siamo stati in grado di dare una notizia corretta. Non c'era stato nessun finanziere che aveva puntato la pistola contro gli studenti, ma c'era stato un finanziere che aveva difeso l'arma dal furto. Ma ci siamo fidati immediatamente di quello che ci ha detto la Guardia di Finanza? Ci siamo fidati? Ma assolutamente no. Poteva essere una versione di comodo. E sapete che cosa ho fatto io? Mi avevano detto che quel finanziere, subito dopo questa aggressione, era stato portato all'ospedale Fate Bene Fratelli di Roma. Io ho chiamato il collega che era in piazza, più vicino all'ospedale Fate Bene Fraselli, gli ho detto lascia perdere il corteo, corri lì, vai a parlare con questo finanziere. Il giornalista è arrivato contemporaneamente al finanziere e prima ancora che il finanziere entrasse nel pronto soccorso, quel finanziere gli ha raccontato la stessa versione che ci aveva dato il capo ufficio stampa. Le cose coincidevano, abbiamo passato una notizia evitando una clamorosa fake news. Guardate, questi ve li faccio vedere perché quando si fa uno scoop
Sapete che cosa c'è insieme allo scoop? C'è una grandissima adrenalina, una grandissima adrenalina, perché vi assicuro, questo, quando voi vedete la sigla sotto, qua quello sono io. All'ANSA non ci sono le firme, salvo che i servizi, ma ci abbiamo delle sigle per risalire eventualmente all'autore della notizia, perché le notizie sono notizie dell'ANSA, punto, non sono di giornalisti dell'ANSA. Questa notizia, il Papa è morto, questa è una notizia super premiata, premio internazionale Ischia del giornalismo, ma sapete che la buona parte dei miei capelli bianchi dipendono da questo flash? Sapete perché? Perché nei giorni precedenti, voi sapete che Giovanni Paolo II ha avuto un'agonia lunghissima e da giorni ormai in piazza San Pietro c'erano numerosissimi fedeli che pregavano e accompagnavano il Papa negli ultimi giorni della sua vita. Sapete che cosa è successo? Che nei giorni precedenti più volte vari siti, anche di secondo piano, avevano dato la notizia che il Papa è morto e puntualmente l'allora direttore della sala stampa vaticana, Joaquin Navarro Valls, era sceso in campo e aveva smentito quelle notizie false. Se non che, mentre noi in redazione aspettavamo la notizia, purtroppo ormai c'era totus tuus, vi ricordate? Le ultime parole di Giovanni Paolo II, si aspettava la notizia. Tutti quanti aspettavano il comunicato ufficiale della Santa Sede, io ho ricevuto qualche istante prima una telefonata di una fonte che ho giudicato assolutamente autorevole e a quel punto io, voglio dire, sapete che cosa ho fatto? Con una mano che tremava ho calcato il tasto trasmetti e in quel caso siamo stati i primi al mondo sono stato il primo al mondo a dare la notizia della morte di Giovanni Paolo II. Così come l'altra metà dei capelli bianchi invece dipende da questa notizia, perché questo era un giorno qualsiasi, Marco Pantani, il pirata, il grande scalatore, un'icona del ciclismo italiano, Marco Pantani a un certo punto era un po' sparito di scena, ormai aveva smesso di correre, non si sapeva più nulla di lui. Ed era il 14 febbraio, la 4, festa di San Valentino, e io devo dire, per fortuna avevo litigato con mia moglie, quindi niente festa, niente cena e così via. Che cosa è successo? Ero di turno quel giorno, sono tornato a casa e ho ricevuto una telefonata, un solo squillo e basta. Dico, vabbè, avrà sbagliato numero, però quella telefonata mi ha creato un gran senso di inquietudine. Una persona che fra l'altro aveva avuto splendidi rapporti in passato, ma che ormai da un po' di tempo non sentivo più. Cos'è che c'è? Ora lo richiamo, lo saluto e così via. L'ho richiamato, ciao, come stai? Scusa, ho dovuto chiudere. Guarda, ti volevo dire che è morto Marco Pantani. Dico, oh, ragazzi, non è serata, gli ho detto. 14 febbraio, qua non si festeggia niente. Guarda che è morto Marco Pantani. Sei sicuro? Guarda che se è morto Pantani e io do la notizia, tu mi fai fare uno scoop importante. Se io do la notizia e non è vero, è una fake news, io domani non lavoro più all'ANSA perché mi licenziano. È morto Pantani. A quel punto io ero a un bivio. O il fatto è successo a Rimini, o io chiamo la redazione di Bologna, gli faccio fare tutte le verifiche del caso, però magari la concorrenza potrebbe aver saputo la stessa notizia e ci batteva, oppure io mi assumo la responsabilità di passare questa notizia. Qual è il discrimine? Mi fido di questa persona che mi dice questa notizia o non mi fido? Se non mi fido faccio fare tutte le verifiche. Se mi fido passo la notizia, mi assumo tutte le responsabilità, aumentano i capelli bianchi, però io faccio uno scoop. E quella sera io ho deciso che quella era una fonte fiduciaria assolutamente affidabile, per cui ho dato quella notizia e anche in quel caso siamo stati i primi a dare la notizia della morte di Pantani. Mentre cenavo, subito dopo, ho sentito, tanto per aumentare l'ansia, ho sentito la televisione che era accesa, ci giunge in questo momento una notizia terrificante, io mi sono girato e ho visto la mia notizia in televisione, l'agenzia ANSA ha battuto la notizia della morte di Marco Pantani. Ancora, come dire, il battito del cuore era molto accelerato, mi ha chiamato il mio collega di Bologna, mi ha detto tanti complimenti, uno scoop grandioso, poco fa a Residence di Rimini è arrivato il carro funebre. Guardate, quel carro funebre mi ha salvato la vita,
perché io attraverso il carro funebre ho avuto certezza che la mia notizia era vera. Ora tutte le volte che per strada incorre un carro funebre penso alla morte di Pantani. Vabbè, questo è stato un'altra cosa molto importante, il più grande naufragio del XXI secolo. Anche io ero un mercatino, ho ricevuto la telefonata da una fonte fiduciaria. Nella vicenda di Pantani anche l'autorità giudiziaria mi ha chiesto quale fosse la mia fonte e io non gliel'ho data. Questa è la stessa cosa, il più grande naufragio del XXI secolo. Abbiamo dato la notizia alle 9 del mattino, alle 17 il governo era riunito a Palazzo Chigi, conferenza stampa dell'allora premier Matteo Renzi, il quale ha esordito dicendo: questa mattina siamo stati svegliati da una notizia dell'ANSA che ci ha parlato del naufragio con i 700 morti. Allora, siccome avevo dato il Papa morto, Pantani morto, 700 morti, all'ANSA cominciavano a guardarmi con un po' di sospetto, e allora a quel punto ho deciso di dare dei vivi. Ed ecco Rigopiano. Avevamo fatto la riunione la mattina, a Rigopiano sono tutti morti, avevamo organizzato il lavoro, fin tanto che non comincia a spargersi la voce che forse c'è qualcuno vivo. Allora, controlli, verifiche e così via. Io ho mandato un WhatsApp, quello che vedete lì, ad una mia fonte fiduciaria, quello che non posso mai svelare chi è stato. Ho chiesto: ti risulta che sono state trovate vive alcune persone tra le macerie dell'hotel? Risposta: sì, 6 persone. E subito dopo c'è il flash. Guardate gli orari. Alle 11.34 chiedo, alle 11.36 la mia fonte mi risponde, alle 11.39 tutta Italia e tutti gli organi internazionali collegati con l'ANSA sanno che c'erano state trovate delle persone vive. Questo è un flash, invece non è mio, è della collega Giovanna Chirri, è un flash storico. Questa ormai non è più notizia, questa è storia. C'era stato un concistoro, una riunione di cardinali di nessun rilievo, dovevano essere fatti dei martiri di non so dove, martiri di Otranto. Al termine di questo concistoro Benedetto XVI legge un discorso tutto in latino. In sala stampa c'era una collega che aveva fatto studi classici, la collega ha intuito conclavem, ha intuito qualche altra parola, ha avviato subito le sue verifiche e questo è un flash planetario, è un flash che ha fatto il giro del mondo. E i flash non sono soltanto scritti, i flash sono anche per immagini. Quel giorno a Roma diluviava, c'era un grandissimo temporale. Le dimissioni di Benedetto XVI erano un fulmine che si era abbattuto sul Vaticano. E guardate il nostro fotografo che cosa ha fatto. Si è piazzato con una telecamera, con una fotografia, ed ha aspettato, ha fatto una serie di fotogrammi in sequenza, fin tanto che non ha trovato un fotogramma con il fulmine che si abbatte su San Pietro. Nulla di più esemplificativo di quello che quel giorno era successo in Vaticano. E quindi guardate quella foto ripresa anche dai siti stranieri e pubblicata. E qui, ragazzi, arriviamo alle fake news che sono il male del secolo. Il male del secolo sono le fake news, perché accanto all'informazione corretta c'è la disinformazione. E ci sono vari tipi di fake news. E noi ora proviamo a guardarli insieme. Allora, ci sono alcune fake news che vengono definite... Mi date un attimo di silenzio, se no non riesco a fare questa distinzione. Fake news di contenuto ingannevole. Vengono presi dei contenuti veri in un posto e vengono fatti credere come accaduti in un altro posto. Fake news a contenuto ingannevole. Contenuti veritieri ma decontestualizzati e utilizzati per giustificare o legittimare ciò che si vuole far passare per vero. Esempio di fake news attraverso un'immagine. Questi sono dei migranti che stanno attraversando un confine tra due paesi in Africa. Presidente Trump, che ci teneva a far vedere che c'era una grande immigrazione tra Messico e Stati Uniti, ha mostrato questa fake news dicendo che questi erano i migranti che attraversavano il confine negli Stati Uniti.
quindi una decontestualizzazione. Questi erano migranti africani, la foto è di migranti che erano in Africa, questa foto viene, come dire, decontestualizzata e serve a mostrare dei migranti, apparentemente, naturalmente, falsamente, dei migranti che stanno attraversando il confine tra Messico e Stati Uniti. Fake news a contenuto ingannevole. Poi abbiamo delle fake news, invece, che sono a contenuto ingannatore. Che cosa succede? Una persona, una donna, muore in ospedale, questo è un esempio. Non si sa ancora esattamente per che cosa è morta, e si dice in giro che potrebbe essere morta per un problema alla tiroide. Non si sa se è vero o no. Per dar credito a questa voce che questa donna è morta per un problema alla tiroide, io che cosa faccio? Intervisto un professorone, un grande esperto di malattie tiroidee, e mi faccio raccontare tutti quelli che sono i sintomi, tutte quelle che sono le cause di questa patologia tiroidea. E faccio credere a tutti, alla fine, che quella donna è morta effettivamente per una patologia tiroidea. Perché? Perché ho intervistato il professorone e il professorone mi ha dato tutti i dettagli. Fake news a contenuto ingannatore, perché poco dopo è stato accertato invece che quella donna era morta per una patologia cardiaca. La tiroide non c'entrava nulla. Nel frattempo io, dando la notizia del probabile, dando l'intervista al grande professorone, ho fatto credere al mondo che quella donna era morta per una patologia tiroidea. Nulla di tutto questo. Fake news a contenuto ingannatore. Poi abbiamo le fake news con contenuto falso al 100%. Io dico di una persona delle cose che sono assolutamente non vere e quindi creo delle fake news. È un'attività, come si dice, che viene utilizzata soprattutto per il dossieraggio. Vengono creati dei dossier con delle notizie false su una persona e questo si verifica soprattutto, per esempio, durante la campagna elettorale per screditare il mio antagonista nella competizione elettorale. Ancora ci sono delle altre fake news. Guardate questa. Questa era la locandina di un giornale locale ai tempi del Covid. La Gazzetta di, ho tolto quale città per non offendere nessuno, e questa era la locandina, apparsa su tutte le edicole. Il Covid fa sempre più paura. Morta a 92 anni il senatore Rossi. Di cosa è morto il senatore Rossi? In base alla locandina, di cosa è morto? È morto per il Covid. Nulla di tutto questo. Il Covid in quel periodo imperversava, ma il senatore Rossi è morto a 92 anni e i giornali, non hanno, soltanto nell'ultima parte della notizia, scrivono che il senatore Rossi da anni era affetto da una grave patologia oncologica polmonare. Fake news a contenuto sensazionalistico. E infine le fake news a contenuto falso al 100%. Guardate questa cosa perché vi interessa. Interessa molto. Contenuto falso perché il giornalista non ha fatto le verifiche e quindi ha dato una notizia non vera. Voi, molti di voi, probabilmente i ragazzi, quelli appassionati di calcio, sanno chi era Mino Raiola. Mino Raiola era il direttore sportivo, chiamiamolo così, il manager, il procacciatore di affari di tanti campioni di calcio, i quali quando dovevano firmare i contratti con le società si affidavano a Raiola. Raiola faceva le trattative con la società. A un certo punto Mino Raiola si ammala ed è ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. Benissimo, alle 13.41 del 28 aprile 2022 l'agenzia di stampa Dire, che è un'altra grande agenzia di stampa italiana importante, scrive: Mino Raiola è morto, il famoso agente era malato da tempo. Raiola è morto. Subito dopo l'AGI, un'altra agenzia, Raiola è morto, si è spento. E poi ancora l'ADN Cronos, un'altra agenzia, morto Mino Raiola, il famoso agente. E poi ancora Radio Cor, calcio, addio al procuratore Mino Raiola, re del calciomercato. E poi ancora un'altra agenzia, La Press, calcio, è morto l'agente Mino Raiola. 1, 2, 3, 4, 5 agenzie, 5 agenzie danno la notizia che è morto Mino Raiola. Ci siamo? Arriva l'ANSA. Che cosa scrive l'ANSA?
Raiola gravissimo al San Raffaele. Zangrillo combatte. Raiola non è morto. Le prime cinque erano tutte fake news. Perché? Perché i giornalisti non avevano verificato adeguatamente. Ma guardate, quel titolo dell'ANSA è molto importante. Perché? Perché non solo dice che Raiola non è morto, ma cita una fonte. Zangrillo, che era il primario del reparto dove era ricoverato Raiola, il quale dice sì, è grave, ma combatte ancora. Quindi le prime cinque erano tutte cinque fake news, perché i giornalisti non avevano fatto adeguate verifiche. Ma guardate ancora che succede. Dopo che l'ANSA ha detto che Raiola è vivo, alle 14.24, c'è ancora un'altra agenzia che forse non si è accorto della bufala e insiste, perché dopo la notizia che Raiola è ancora vivo, esce l'ASCA e dice è morto il procuratore Raiola, salvo più tardi a smentire questa notizia. Quindi tutte quelle agenzie avevano dato una fake news per mancata verifica. Ok? Quando poi Raiola, a distanza di qualche giorno, è morto effettivamente, i colleghi dello sport per primi sono riusciti a dare la notizia citando ancora una volta Zangrillo come fonte. Allora, in tutto questo contesto che vi ho detto di tante differenti fake news, si inserisce l'intelligenza artificiale. La quale intelligenza artificiale, per un verso, è capace ed è in grado di sbalordire, per altro verso è in grado di produrre e distribuire notizie false o manipolate con una velocità mai vista fino ad ora. E quindi sull'intelligenza artificiale bisogna prestare grandissima attenzione. Ragazzi, allora, attenzione ragazzi, come ci difendiamo dalle fake news? Come ci difendiamo dalle fake news? Bisogna sempre verificare le fonti affidandosi a siti certificati. Se leggete una notizia, controllate che quella stessa notizia, soprattutto se è particolarmente importante, se è una notizia clamorosa, sia riportata da più siti affidabili. Allora guardate Corriere.it, mi ascoltate? Guardate Corriere.it, guardate Repubblica.it, guardate la stampa.it, guardate ansa.it, ma verificate che quella notizia ce l'abbiano più siti e siti, come dire, certificati. Prima questione. Secondo, verificare su più siti la stessa notizia. Se diverse fonti riportano la medesima informazione, ci sono ottime probabilità che quella notizia sia vera. Tenete ben presente che le notizie basate su fonti anonime vanno considerate meno affidabili delle altre. Quando non è citata una fonte bisogna prestare molta attenzione, perché le notizie che non citano una fonte molto spesso sono notizie poco affidabili. E poi, in ultimo, ricorrete anche a siti specializzati nel fact-checking, ce ne sono diversi, e vedete se quella notizia è passata attraverso quei siti che ne hanno certificato, anche ne hanno certificato o attestato la veridicità. Sulle notizie dell'ANSA, attenzione, questo può essere un parametro molto importante, su alcune notizie dell'ANSA in fondo compare il bollino ANSA Check. Quel bollino ANSA Check è garanzia di qualità. Se in fondo a quella notizia c'è quel simbolo che viene messo da un algoritmo il quale ha valutato diversi passaggi dell'agenzia, significa che di quella notizia potete assolutamente fidarvi. Quella è una notizia vera, non è una fake news. E ora veniamo a voi ragazzi, qua vi chiedo il massimo silenzio e la massima attenzione, perché questo riguarda tutti voi in qualsiasi momento. Perciò qua ragazzi vi prego veramente di stare un attimo attenti e di prestare molta attenzione. Voi usate i social sono uno strumento pericolosissimo e voi stessi potete trovarvi in guai grandi. Allora io adesso vi dirò 5 regole che dovete assolutamente rispettare.
Queste cinque regole non le ho dettate io, queste cinque regole sono state dettate da una componente del Garante per la Privacy al recente Privacy Tour, che è stato uno degli appuntamenti più importanti dell'anno, che si è svolto recentemente a Messina e al quale io ho partecipato. Ragazzi, voi che usate i social, per favore, prestate attenzione a queste cinque regole. Prima regola, ragazzi, proprio come in un momento solenne, per favore ascoltate queste cinque regole. Prima regola, navigate con prudenza. Prima di cliccare su un link o di condividere informazioni personali, fermatevi e riflettetevi. Chiedetevi se il sito è affidabile e se è proprio necessario condividere quelle informazioni. Prima regola, navigate con prudenza. Seconda regola, proteggete la vostra privacy. Ragazzi, proteggete la vostra privacy. Ascoltate, utilizzate password sicure e non condividete mai informazioni sensibili come l'indirizzo di casa o il numero di telefono con degli estranei online. Limitate la condivisione di vostre fotografie o di video sui social o nelle chat, soprattutto con degli sconosciuti. Sappiate, attenzione, sappiate che oggi ci sono intelligenze artificiali che possono manipolare le foto e i video o addirittura spogliare immagini di corpi che sono vestiti. Intelligenze artificiali che sono in grado di spogliare immagini di corpi che sono vestiti. Ricordate, una volta che qualcosa viene condivisa online, può essere difficile da eliminarla completamente, oppure qualcuno potrebbe essersene già appropriato per farvi del male. Terza regola. Ragazzi, siate rispettosi. Trattate gli altri online come se li trattereste nella vita reale e con lo stesso rispetto che voi desiderate per voi stessi. Evitate di partecipare a comportamenti offensivi o di bullismo. Non diffondete mai foto o video per fare del male a qualcun altro. La gentilezza e il rispetto sono fondamentali per costruire una comunità online positiva. Quarta regola, riconoscete il bullismo e denunciatelo. Riconoscete il bullismo e denunciatelo. Se voi o qualcun altro conoscete persone che sono vittime di bullismo online, non evitate di chiedere aiuto. Parlate con un adulto, utilizzate gli strumenti di segnalazione disponibili sulla piattaforma, ad esempio con una segnalazione al Garante Privacy, alla Polizia Postale, alle Forze dell'Ordine, anche in forma anonima. Ma denunciate sempre il bullismo. Quinta e ultima regola. Imparate a discernere le informazioni. È un po' quello che già vi ho detto. Con l'enorme flusso delle informazioni online, oggi è indispensabile sviluppare un forte senso critico e imparare a distinguere le notizie vere da quelle false. Ricordate che ci sono intelligenze artificiali che possono alterare foto o video e rappresentare persone in situazioni mai avvenute. Cercate sempre delle fonti affidabili. Verificate sempre le informazioni prima di condividerle o di crederci. Ragazzi, l'ultima cosa devo dire riguarda la dignità. La dignità di ciascuno di voi e la dignità degli altri. Qui vi devo raccontare una storia
ma per raccontarvi questa storia io ho bisogno del massimo silenzio. Quindi vi invito per due minuti, a osservare il massimo silenzio. Qualche anno fa, in una città francese, c'era un circo. In questo circo c'era un nano piccolissimo, il quale lavorava al circo. Ragazzi, per favore, se no non riesco a raccontarvi questa storia, che è finanche drammatica. In questo circo lavorava un nano piccolissimo. Un giorno l'imprenditore, il proprietario del circolo, litigò con questo nano, prese il nano in braccio e lo lanciò. E lo lanciò. Dall'altra parte della pista, per fortuna, c'era un altro addetto del circo, il quale riuscì a prendere il nano prima che cadesse a terra. A distanza di qualche giorno, l'imprenditore chiamò il nano e gli disse: ricordi quello che è successo qualche giorno fa? Facciamo una cosa, io ti pago e quello che è successo lo facciamo diventare uno spettacolo del circo, per cui una persona ti prende, ti lancia e dall'altra parte c'è una persona che ti prende. Il nano accettò in cambio dei soldi. E questo spettacolo andò avanti per un po' di tempo, fin tanto che una sera allo spettacolo non partecipò il sindaco di quella città. Quando il sindaco di quella città vide quello spettacolo del nano lanciato, il giorno dopo fece un provvedimento e impedì al circolo di portare avanti quello spettacolo. Ci fu una grande battaglia giudiziaria su questa vicenda. Il circo contro l'amministrazione e l'amministrazione contro il circo. I giudici di primo grado diedero ragione al nano e all'organizzazione dei nani che si era schierata con lui, sul principio del volontariato lavoro, del lavoro volontario, quella che in gergo tecnico si chiama autodeterminazione. Il nano accetta di prendere questi soldi e quindi è del tutto legittimo che si svolga questo spettacolo. Questa decisione in primo grado fu impugnata. In secondo grado, l'equivalente del Consiglio di Stato italiano, ragazzi, ascoltatemi, in secondo grado l'equivalente del Consiglio di Stato italiano vietò per sempre quello spettacolo. Sapete con quale motivazione? Ragazzi, la dignità umana non è in vendita. Ragazzi, difendete sempre la vostra dignità e soprattutto con la stessa forza difendete la dignità degli altri. Tanti auguri e buon lavoro. Un po' di acqua. Bene, ringraziamo il professore per la sua lezione. Come vede, sono arrivati anche i genitori per lo spettacolo, quindi l'avevamo, sì, quindi questo brusio è stato anche bene. Allora, ringraziamo per questo intervento che ci ha fatto molto riflettere. Mi veniva da dire, una volta c'era nel Medioevo e nel Rinascimento l'ipse dixit, no? Adesso c'è il Facebook dixit, no?
Quindi se lo dice Facebook è vero, no? Perché l'hanno detto i social, ma questo è un altro campo di riflessione che adesso non abbiamo neanche il tempo. Allora, ringraziamo il professore per questo suo intervento, ringraziamo l'associazione Fondazione Nitti per lo spessore degli ospiti che ci porta e ci diamo appuntamento al quarto incontro che subirà una modifica, ma poi verificheremo la modifica. E noi ci prepariamo, visto qui tanti genitori, alla seconda parte di questa serata, ossia alla rappresentazione teatrale. Ah, c'è prima la band, quindi non è piovuto abbastanza oggi, quindi noi invochiamo ancora le piogge del cielo.